un evento promosso dal Comune di Visciano e dall'Associazione di Promozione Sociale Camomilla a Colazione. Questo evento prenderà vita stasera e si prolungherà fino all'ultima serata, che è il 21 dicembre, come vi ho detto, 7 serate. Presso questo bellissimo teatro tenda allestito per l'occasione e anche per tante altre manifestazioni di cui il sindaco sicuramente dopo vi parlerà. Questo è un concorso in gara tra associazioni culturali e di spettacolo provenienti da diverse regioni d'Italia. Un'iniziativa di pregio artistico che propone l'avvicendarsi di artisti locali, artisti nazionali, professionisti del settore ed ospiti noti dello spettacolo. Vedremo il teatro tenda a diventare un luogo di arti, un laboratorio del fare e del vedere, con un ricco programma di iniziative. Teatralia punta sulla qualità e sulla proposta culturale di varie espressioni artistiche. L'obiettivo della manifestazione è rinvigorire e rilanciare lo spettacolo dal vivo, duramente colpito da questi anni di inattività a seguito della pandemia. Con la sua qualificata, ampia e sorprendente proposta culturale, la rassegna vuole affascinare, divertire, incuriosire, arricchire, ma soprattutto emozionare voi, meraviglioso pubblico. Recitazione, musica e danza comporranno l'offerta trasversale della rassegna teatrale che mira a soddisfare i molteplici gusti dei tanti spettatori. Devo urlare più del tempo, tra me e lui è una gara che si fa sentire di più. Oh, si sente bene. Grazie. Inutile aggiungere che per una buona riuscita della manifestazione ospiteremo diverse professionalità, perché come ben sapete per una manifestazione non è soltanto gli attori che vengono qui e che si esibiscono, ma ci sono tanti e tante persone che lavorano dietro. Sono stati coinvolti tecnici, direttori di produzione, fotografi, personale di sicurezza, assistenti, scenografi, coreografi, autori e addetti ai lavori, a cui voglio già da adesso dare il vostro applauso più caloroso, perché sono quelli che lavorano dietro le quinte e che raramente gli viene riconosciuto il lavoro. La direzione artistica di questo evento, la direzione artistica di Teatralia, è affidata al noto attore, non lo so, attore riduttivo, poi durante la serata e durante le serate avremo modo di conoscere, io sono lusingata di presentarvi qui con noi stasera, il maestro Corrado Taranto. Sarà il nostro direttore artistico, perché il concorso prevede una giuria tecnica e una giuria popolare, poi dopo avremo modo di spiegarvi. Intanto io devo ringraziare una persona che l'altra sera, e non è scontato, voglio dire, una persona che è qui per amministrare, per occuparsi di cose serie, direi, tra virgolette, permettetemi, non è detto che debba per forza essere vicino ai giovani, vicino alle associazioni e vicino alla cultura. Invece noi abbiamo l'onore e il piacere di avere un sindaco che è tutto questo. Lo vorrei qui con me, il nostro sindaco, Salvatore Francesco. L'altra sera mi ha detto, l'ho voluta fortemente questa manifestazione e già l'ho messa in programma per l'anno prossimo, perché il teatro viene prima di tutto, e io mi inchino a questa sua affermazione, perché non era detto che doveva essere per forza così. Grazie. La presentazione del concerto, questo mi stavo distratto, preso dalle tue parole ovviamente, ringrazio, sono felicissimo di stare qua e non in un altro comune, perché negli anni scorsi vi ho seguito un po' e quindi ho rappresentato l'amministrazione nei vostri eventi, però in comuni, non nel nostro comune ovviamente, quindi questa sera sono contento di farlo qua e quindi vi voglio ringraziare per quello che fate sotto l'aspetto culturale, ma soprattutto sotto l'aspetto sociale, l'impegno che mettete, e poi i risultati si vedono sia con i premi, no? Ci portate sulla cima del teatro dilettantistico, e questo è un mio ringraziamento, ma penso un ringraziamento di tutta la comunità. Abbiamo voluto insieme a voi, insieme alle altre associazioni, creare questo teatro tenda proprio per dare spazio non solo alle associazioni teatrali e culturali, ma anche per dare un po' di spazio. Ci sarà un cartellone, il vostro è complimenti per le compagnie teatrali che avete messo insieme, no?
ma il nostro cartellone sarà un cartellone molto ampio fino al 29 dicembre, quindi ci sarà il premio Carpi di Misciano, il premio giornalistico, la sezione giornalistica, ci saranno eventi per bambini, ringrazio l'oratorio, ringrazio tutte le associazioni, la Proloco e la Consulta delle associazioni, ringrazio chi garantisce la sicurezza e lavora per noi in queste serate. Quindi grazie a voi in sostanza, grazie mille. Grazie sindaco, grazie mille veramente. Io veramente non mi stancherò mai di dirlo, siamo fortunati ad avere un sindaco giovane, che non sempre però essere giovani è sinonimo di essere o di voler essere vicino ai giovani. Non era la sua giovane età, non era comunque obbligatoriamente andare in quel verso, invece ci sta accompagnando, devo dire, a nome di Camomilla a Colazione, ma anche a nome di tutte le altre associazioni presenti sul territorio. A proposito di Camomilla a Colazione, io adesso devo lasciare la parola ad un'altra persona, che anche perché se c'è questa manifestazione, anche perché se Camomilla a Colazione ha raggiunto risultati, come diceva il sindaco Lusinghieri, abbiamo ricevuto degli attestati di stima in paesi che non sono il nostro, siamo tornati stanotte alle 3 da mattinata in provincia di Foggia. Tutto questo è grazie ad una sola persona, il nostro presidente Felice D'Onofrio, che voglio qui con me adesso. Allora, mentre Felice ci raggiunge, perché è lento, io non posso non spendere due paroline. Come vi dicevo prima, sono maestro Corrado Taranto, figlio dell'attore Carlo e nipote del grande Nino Taranto. Intraprende l'attività di attore teatrale nel 1974 con la sceneggiata di Nunzio Gallo e Tecla Scarano, continuando poi la sua carriera con altri tantissimi artisti, tra i quali i fratelli Taranto, Luisa Conte, i fratelli Aldo e Carlo Giuffrè e Luigi De Filippo. Negli anni 80 forma un sodalizio artistico con Mimmo Sepe e in quello stesso periodo inizia a lavorare per il cinema e la televisione. Dagli anni 2000 si dedica saltuariamente all'insegnamento della recitazione al Teatro Trianon di Napoli. Nel 2008 esordisce anche nella regia cinematografica e ha curato addirittura il soggetto e la sceneggiatura in un film che si chiama Ferragosto a pezzi, dico bene? Grazie allora maestro, e il nostro Felice adesso avrà sicuramente delle parole per voi anche lui. Io sarò molto veloce, Anzitutto ringrazio anch'io il maestro Corrado Taranto. Non ho messo la cravatta perché c'è stato il tempo, perché io, diciamo, è la prima serata questa della rassegna, ovviamente con tutte le problematiche che ne conseguono quando si organizza un evento. Il primo giorno è sempre quello più incasinato, abbiamo avuto problemi di tutti i tipi, no? Mi sto qui a delicarli, però veramente ci è capitato di tutto oggi. Chi viene a recitare viene anche da lontano, la compagnia di stasera viene da Bisceglie, provincia di Barletta, quindi hanno fatto un bel po' di chilometri. Loro sono stati già a Bisciano in estate e mi hanno ricordato una cosa: ma il sindaco ti ha fatto una promessa, quella fatta a tutta la comunità, che riusciremo a fare una struttura che possa accogliere questo tipo di eventi, quindi un auditorio, che sia un teatro aperto a tutte le manifestazioni di questo genere e anche diverse. Ovviamente ci siamo dovuti adattare per spostarci in piazza, abbiamo creato questa struttura grazie all'intervento anche dell'amministrazione, e chiaramente non è un teatro, sembra che si stia bene, che non faccia freddo, questo è importante, perché abbiamo avuto anche un problema con la bomba di calore oggi, quindi è successo di tutto, però va bene, io spero che voi siate bene con noi stasera, che ci siate anche nelle altre serate. Ecco, già mi aspettavo meno gente, ero scettico, loro sono più ottimisti, io mi aspettavo meno gente stasera, suonata di pioggia, inverno, Misciano non ha mai risposto così bene al teatro, sono sempre stati di meno rispetto a quanti vi siete oggi, quindi abbiamo fatto un passo in avanti ed è importante, ne saremo sempre di più. Grazie signori e buon divertimento a tutti. Sì, invito Sabatino a risalire sul palco. Sabatino, il nostro sindaco, vieni, che dobbiamo fare consegnare il primo premio
che consiglieremo quest'anno, il primo premio teatrale, la prima edizione teatrale, ovviamente lo consiglieremo al nostro presidente e direttore artistico Corrado Taranto. Alla carriera a Corrado Taranto, Visciano 3 dicembre 2022. Grazie per la presenza. Allora, io non rubo tempo perché immagino come stanno loro gli attori. Per cui buon teatro a tutti. Grazie, lui fa ancora teatro, non è che non fa più teatro, anzi. Infatti voglio dire, questa cosa di dire professionista dal 1970 non la dite. Perché la gente si feconda. Grazie sindaco. Vai avanti. Io pensavo che fosse una caratteristica delle donne quella di volersi levare i piani, invece come vedo è comune a tutti. Allora, 2 secondi per la presentazione della giuria tecnica. Come vi dicevo, è un concorso a premi, poi magari Felice dopo vi spiega meglio il regolamento. Abbiamo una giuria popolare e una giuria tecnica con il maestro Taranto presidente, mentre il vicepresidente è l'attore Giovanni De Filippis. Gli attori abbiamo Ciro Mascolo e Michela Russo, il dottore Cavaccini, regista della compagnia Iria di Casamarciano, e il signor mezzo attore Basile Gennaro. Grazie a voi di essere qui con noi stasera. Io mi aspettavo di non arrivare fino a qui senza essere disturbata, invece stranamente doveva esserci una persona che mi ha detto: non te la faccio fare in pace la presentazione, vengo a darti fastidio, boh, non si è visto più. Dov'è? Dov'è? Ehi? Si è addormentato? Pulcinella? Dove sei? Eccolo! Mi aveva promesso di disturbarmi, mi ha fatto spaventare che io ho presentato con un po' di preoccupazione, invece non mi ha dato fastidio. Hai qualche parolina per noi? Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti quanti. Donatella mia, so pulcinella tua, sciasciona mia, a faccia. Che fa? Non ti affaccio, non ti affaccio. Uè. Donatella, we, fra botta, caccia sta pulcinella, ha, te caccia la linguella, ha, te dice stronga, a Visciano, città della capitale. Pamela, son per vola, dintevi che sta città. Pamela, son per vola, dinte braccia e naso. Vangela dice che Visciano se fa una rassegna teatrale e qualità. E io sono Pulcinella, perpè, Sciatruna e Piscitruna, e poi il pubblico amatissimo va domandata: ma chi sto Pulcinella? A 2 sbarcate. Io stavo da un giardino, quando all'improvviso una chiamata, Felice Donofrio da Visciano. Ha tutto quanto, un bel applauso, sai, ma fa? Pulcinella, nella mia città si fa una rassegna teatrale importante, un festival, e tu che sei un simbolo della commedia dell'arte, Pulcinella, che fai? Non ci viene ora. E pensandoci buono, a Visciano, la grande città, io la ciaccia
ed eccomi qua, e un grande applauso a tutta questa organizzazione, a Città di Visciano e al Comune di Cinella. E io sono pure Cinella, Cetrula e Piscirula. E voi vi domandate, ma chi sta a sbarcare? All'avezzo, questa faccia è breve da granziata, mi viene andando una fezza, mi viene andando un pallone, mannaccia l'animatore, mi fa tenere la capa, la ciuccia, tutta la gomma. Ma io sono qua, sto per chiedere un messaggio di solidarietà, un messaggio importante, ma che è in questa società non si capisce niente più, c'è sta troppo egoismo umano, la gente non sa più cosa fa e giuro la mattina la sera sempre a chattà, una volta ci si imparavano un mestiere, si creavano qualcosa, si facevano qualcosa, si facevano tutte e pazziavano il mondo. Ma invece sti giovani oggi non dialogano più in da famiglia, c'è sta troppa prepotenza e che sto con Lucinella c'è di cosa la giarice, perché mi piace ci sono buoni o malamente senza bucia né falsità, perciò sto qua. Noi stiamo perdendo qualcosa, noi stiamo perdendo l'amore e io sono la coscienza che parla e dica tutto quanto basta, ma cominciamo una volta come tanto tempo fa, ci ammaure bene, e vecchi hanno essere rispettati, e creature hanno essere accompagnate, e noi hanno rapito il cuore, come ha rapito la creatura, la vita, il mondo, la semplicità, la carità, perciò che ci vede staccare, in dare una rassegna a così importante. E poi, si sento tante cose, una volta ci stanno quelle belle canzoni, a cui ci stanno veramente un sentimento, ma queste canzoni non stanno né capo né cuore. E io piace, io certe cose. E vive tutto quanto, che sembrano di qua, bullet, Instagram, TikTok, ma sta fatica che ha da fare. E che sto pure Cinella, la ci racconta tutte queste cose. Perché se noi non cambiamo mentalità, per tutta la vita sta croce un cuore c'è in maturità. In da certe città si roba, c'è un broglio, ma c'è sta pure gente che onestamente va a faticare, perché dà la dignità. E allora, con Lucinella, mo che sta qua, un grande messaggio va da dicere, ma sono sfastrato e senti sta lotta e sta prepotenza, sti guerre, né vinte né vincitore. L'unica che soffrono sono i guaglioni speciali, l'unica che soffrono sono i ricchiarelli, che sono anime e Dio. E allora ho buona a me che sto con Lucinella, e con Lucinella che sta qua dice se io fosse una paloma, io volasse per tutto il mondo, o liberasse dal male e dai guerre che ci stanno. Se io fosse un cantante, picchiasse tricapallacche, nacchere e violine, e facesse un bello concertino, e se cantando e ballando per figa e per piazza, pa pace, no per guerra. Picchiasse con lui tutta questa gente, e mettesse a ballare, e mettesse a cantare, gente c'è, la tarantella! E da cede ci messe l'angelo con fisarmonica,
butti un martello e cullap e Pollicinella e Pollicinella innanzitutto ci mettesse a padre Arturo Donofrio e per la vita fosse ciacca no, non fa che sapere. Bravo. Grazie. Bravo! Ho tanti amici e mi fa piacere. Portare la maschera di Pulcinella è una responsabilità, io la porto con passione, la stessa passione e lo stesso amore che ognuno di noi deve impiegare nella vita, perché siamo delle persone fortunate, perché camminiamo, vediamo, tocchiamo e abbiamo un dono. Siamo campani, quello che nessuno al mondo ha. Quindi viva Visciano, viva Pulcinella, viva la commedia dell'arte, soprattutto la cosa più importante, riprendiamoci i nostri valori che ci hanno insegnato i nostri genitori, perché la vita è nostra e nessuno ce la può togliere. Bravo! Angelo, resta un attimino con noi perché noi avremo un piccolo pensiero per te. Io faccio un po' di programma perché dovrei richiamare il sindaco, però siccome che tu sei un bel attore, io vedo due figure bellissime che penso al sindaco faccia piacere essere sostituito dall'assessore Corbisier e l'assessore Lombardo. Se ci raggiungono un attimo. Questa è la nostra amministrazione, Angela, visto che è un'amministrazione che abbiamo, non si arriva, tutti insieme non si arriva a 100 secondo me. Questa sindaco ha saputo scegliere, erano le selezioni per Miss Italia e poi se ne è portato nella sua amministrazione. Artista emergente nel territorio ad Angelo Iannelli. Grazie anche a Paola e a Maddalena per aver scritto in camera, un fuori programma e ancora un grazie ad Angelo per essere stato con lui, che poi vedremo, vero? Non ci lasci, sarai con noi tutta la durata della rassegna e quindi ci stupirà con effetti speciali nel corso di queste lunghe serate. E allora, come dice Pulcinella sapete che e voi tutti quanti insieme, proprio per iniziare questa rassegna, facciamo facciamo così, prima le donne, poi gli uomini, poi tutti quanti insieme, ok? Uè, e io so Pulcinella, Cetrul e Piscitrul, e a tutto quanto voi, soprattutto e femmina, ci dico, Pulcinella, sapete che è? Ma quando si fa bene! E mo tutto quanto insieme, o diciamo all'uomo, Pulcinella, sapete che è? Per me. E mo tutto quanto avendo struttura, ma sapete Pulcinella che è? Uè, e io so Pulcinella, Cetrula e Piscitrula, e tutto voi che state qua, a te sapere Pulcinella che è. Pulcinella, sapete che è? Per me. E io so Pulcinella. Grazie Angelo. Allora, siamo pronti? Vedo gli attori dietro le quinte che scalpitano, perché purtroppo siamo leggermente in ritardo, però questo è il bello della diretta, come vi dicevo è la prima serata e quindi c'era qualcosina in più da dire. Vi chiedo un ultimo grande applauso per i ragazzi che ieri sera alle 2 hanno smontato a mattinata e stamattina alle 9 stavano qui a montare, che poi sono i nostri attori, i nostri facchini, i nostri tecnici audio. Noi siamo Camomilla Colazione, dove ognuno fa di tutto, e quindi per questo grande mola di lavoro nell'organizzare questa rassegna vi chiedo il vostro più caloroso applauso per i ragazzi di Camomilla Colazione. E adesso invece vi lascio con i teatranti di Bisceglie con la rivisitazione del loro caffè chantante. Buona serata, a dopo.
quel mattacchione di Don Felice ha detto che mi paga gli arretrati se risolvo i suoi indovinelli. Beh, gli arretrati, sono 4 mesi che non vedo un centesimo. E va buono, cerchiamo di risolvere. Ma che sta da fare quel cambato? Allora, sforte che si gravita allungando il braccio. E quale braccio? Ah, scippo! Ti accoglie dopo la morte. Che ti accoglie dopo la morte? L'ovulo. Siedi alla destra del padre. Gesù, e chi sarà? E questo lo vedo dopo. Visita posti meravigliosi. Ne conosco uno io. Ginecologo. È il famoso quello di Troia. Vabbè, tu sei faccio. Figlio. Che finale, che opera! Domenico facciamo il curso!
teatro hanno detto che vogliono la morte civile. Già, è vero, la morte civile, una paura. Mi ho aspettato la giorno mattina e sera. Quali biglietti hanno venuti ad oggi? Uno. Ah, appunto, esaurito. Beh, vorrà dire che fino a domenica prenderanno due. Invece non te la vieni. Io te lo dissi a questo punto. Invece della morte civile, perché non facciamo la... La morte per annegamento. Perché di questo passo, se non direi la mossa, io vedo per la bella testolina e te la metto sotto l'acqua della dinozza e ti faccio affogare. Ma ti pare vita questa che mi fai fare? Eh? Ti pare vita? E tu che ci fai? Quando dovevi essere a casa a preparare il pranzo? Il pranzo? Lei c'è tutto pronto. Pasta all'italiana, spaghetti al pomodoro e per secondo spezzatino con patate. Spezzatino, ho fatto pure uno spezzatino con le patate, a me mi piace assai, a te ti piace. E io mi faccio pure la scarpetta, tanto mi piace. Allora tu, la tua signora, oggi devi capace. Brava, è bravo, abbiamo pure gli invitati. Quei disgraziati incoscienti proprio. Sono 3 giorni che non mi lasci una cosa da mangiare e poi vuoi addirittura lo spezzatino. Ma io le braccio e le gambe ti spezzo, altro che spezzatino se non ti hai una mossa. Pure che ti spezzo le braccia e poi le gambe. E io lo che c'è? Bravo, non lo so, tu hai ragione. Ma se le mie tasche sono vuote, che cosa ci posso fare? Ma io faccio. Io voglio mangiare, mi alzare un pavo al cagnotto. Io voglio mangiare. Hai capito? Voglio mangiare. Della cosa e dell'arte drammatica. A me non me ne importa più niente. E non farmi più vedere in giro per casa i tuoi coglioni. Altrimenti, me li mangio. No, scusate signora se vi intrometto, ma questo significa mettere Don Felice con le spalle a dentro, eh? Tu state zitto. Dove sei stato stanotte, eh? E te credevi di aver lasciato a casa la serva, che lava, stira, cucina, eh? Vai, vai, ti prendi a mossa. Hai sentito, cara, chi è che vuole prendere a mossa? Signora, signora! Ha visto la madre, ha visto il capitalismo. È vero, tutti noi stiamo vivendo un brutto momento, ma prima o poi finirà. Io e Peppino siamo pur sempre degli attori drammatici. Io sicuramente famoso, lui non so. Ma ricordatevi dove stavate voi? Nell'operetta. Ah, quanti pettegolezzi abbiamo dovuto sopportare quando si è saputo che stavamo per sposare voi. Stavamo all'operetta, allora ci stavamo onestamente. Già, onestamente, visto che voi onestamente non la conoscete affatto, altrimenti non ci fareste morire di fame. Si è aperto, marito mio. Questo è l'ultimo giorno. O vai alla trattoria e porti a casa qualcosa da mangiare, ma io ti pianto e me ne vado. Ce ne andiamo. La fame ricorda che è una brutta bestia. Ricordati, la femmina è come la fame. Ricorda, o la trattoria o arrivederci a Dio. Hai capito? Ricordati, o la trattoria o va fuori le feste. Hai capito? Conviene andare dal trattore. Dal trattore? È dal proprietario della trattoria. Se io vado dal trattore, come dici tu, quello mi apre tutto questo lato dalla testa. Avanzo la bellezza di 170.000, con quale coraggio mi prefigo? Feli, ma tu non mi dicesti che avevi scritto una lettera al teatro di Visciano? Che ho scritto, scritto. Aspetta ancora una risposta, speriamo ne esca fuori qualche cosa. Vabbè, Michele, la gente mi ha detto che pure là stanno aprendo un gran caffè sciantato. Eh sì, ormai il caffè sciantato dappertutto, purtroppo anche i grandi artisti ci stanno dando a caffè sciantato. Qua si tratta di fare. No, per carità, io non ci avrei mai. No, vabbè, manca a qua. Figuriamoci poi, quando dalla prosa al caffè sciantato. Diciamoci la verità, il nostro mestiere è belle capacità, sai quante belle lire si potrebbero fare? Questo sì, questo sì. Che poi non hai visto peggio lo fa, non sanno cantare, non hanno voce, non sanno recitare, non hanno i tempi. I tempi. Eppure una canzone che va riescono a prendersi. Diciamoci poi col nostro mestiere. Ma tu lo sai che una volta cantavo? Sì. Eh sì, ho cantato e ballato. Ah, perché quando ballavi non ti immagino proprio. Una canzone che fai riescono a farsi denari a ballare. E basta, Peppi, basta! Hai ragione, qua ne va di mezzo la nostra dignità. Bravo, vedi, questa è la parola, la dignità, Peppi, la dignità. Io quello l'ho ballato, faccia, faccia. Tu quello non è, tu il Fausto, le tue fanelli, i professi sposi, provaccia, roba argenta, frivola in volta. E in forti bisogna essere per fare quella roba là. Guarda che se venissero in pesante, mi dicessero. Volete, tu dottrice, che sta?
Feli, ti senti male? Certi giorni che prendo un dolore qua, un dolore sulla bocca dello stomaco, un dolore che non si può immaginare. E che può essere, che può essere? Che devo essere? Sono tre giorni che non ci metto niente dentro. Tre giorni fa ci ho messo l'ultimo pezzo di pane e formaggio. Mi sa un po' dove si è fermato. Oh, Assunita, tu sei qua. Assunita, non state bene. Come devo stare? È in grande debolezza che muore. Va bene, non ti preoccupare, tra molto risolveremo anche il problema tuo. Lo sai, aspetto una lettera dal teatro di Misciano, non sai come sono amati in quella città. A proposito, ci detto. Ah, sì, passando davanti a casa vostra, il portiere mi ha detto di consegnarla a voi. Misciano? No, sfratto. È la terza citazione del padrone di casa. O pago o sfratto. Vado per lo sfratto. Troveremo a dover dormire. Ma se mi impegno in costruzione sono rovinato. È una rovinata, no. Io me ne vado. Quando non li troverà più, spenderà che risalto. C'è permesso? Avanti, che? Vieni, Luisa, non te ne dava un momento, questo è il palcoscenico. Queste sono le grida del palcoscenico e queste sono le tavole del palcoscenico. Batti, batti i piedi per terra, Luisa, non te ne papà. Sei contento, non te ne papà? Sì. Non te ne papà. E questi? Scusate, signore, desiderate? Scusate, siete voi l'artista Felice Sciosciamocca? No, io sono l'artista Peppino Diodati. E Sciosciamocca sono io, a servirti. Possiamo accomodarci? Sì, accomodarci. Vedi, dove siamo in mezzo papà? Questo è il palcoscenico. Queste sono le tavole del palcoscenico. E queste sono le tavole del palcoscenico. E questi sono gli attori del palcoscenico. Ah, ma che emozione. Batti, batti i piedi per terra. Lui sa che bene papà. Sei contento bene papà? Sì. Non bene papà. Come state, scatta? Signore, scusate, ma è direttore assai. E queste sono le figlie del palcoscenico, e queste sono le tavole del palcoscenico. Batti, batti, vieni per terra. Si contenta per le papà? Sì. Per le papà. Come per le papà? Che cosa posso essere io? Grazie, dunque io mi chiamo Anselming alla morte. Avete il 10 presso al numero 17, al terzo piano, proprio di rimpetto a voi. Mia moglie, di felice memoria, 5 anni fa morì, ringraziando di Dio. Mi ha ritrovato quest'unica ragazza. Adesso mi sento bene papà, e potete dire a questi signori chi sei, come ti chiami e che cosa vuoi fare. La banda, l'una e due. Io mi chiamo Anselming alla morte, sono figlia di Anselmo e della fu Marianna Pregadia. Tengo 30 anni, 7 mesi e 9 giorni, ma ne dimostro 20, 4 mesi e 5 giorni. Io mi voglio imparare a recitare e voglio fare la prima donna. Copre bene papà, e copre. Perché è spiritosa la ragazza. Assai, schifosa. Sono 2 mesi che mi sta togliendo la testa. E papà, io voglio recitare. E papà, io voglio stare in teatro. E papà, io voglio fare la prima donna. Adesso sentite che quello che mi risponde. Mi sembra bene papà. Tu lo sai che per dire la donna, la prima donna ci vuole spirito. Avanti, 1 e 2. Di spirito ne tengo la carretta. Il copione me ne legga in cameretta. Il dramma posso fare la farsetta e sia la prima donna in una servetta. Che belle papà. La ragazza fa anche le versi, versiccia. Bravo, 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 bravo. Ma che ne volete sapere? Che ne volete sapere? Che ne volete sapere? Direttore, vi dovete fare un piacere. Vi dovete dare una lezione a Luisella. No. E io sono sicuro che se la mettete sotto, la ragazza esce grossa. È probabile, sì, questo è probabile. Se me la metto sotto io, veramente la faccio. E se non ci riesce, lui me la metto sotto pure io. E la moglie c'è già bocca di odati, favorisce il risultato. E io vi sono veramente obbligato. Lui serve bene papà, ringrazio Don Felice. Grazie. E vi assicuro che la ragazza c'è una virtù assai rara, anzi che dico rarissima. No. C'ha la vocazione e poi la ragazza vuole fare, Don Felice, vuole fare tanto. Se lo dite voi che siete il padre, la ragazza farà. La ragazza è predisposta a fare. La ragazza è carina.
forse Luciella vuole visitare il teatro, il palcoscenico, il ministero, il teatro, il palcoscenico, la faccio, la faccio pure con coro. Voi siete troppo buoni, voi dovete fare una cosa, un servizio, un piacere, ecco. Io vi porto le 6 alla mattina, fate la lezione, e vi do 5 lire. Poi se vi volete dare da mangiare, vi do 5 lire per il mangiare. Quindi 5 lire per la lezione e 5 lire per il mangiare. Sapete cos'è? Io preferisco non dare da mangiare, perché noi attori non mangiamo mai. È di giorno, solo la sera dopo lo spettacolo. Peppino, sì. Solo la sera dopo lo spettacolo mangiamo qualcosa. Sì, sì, la sera dopo lo spettacolo, quando lo facciamo. Va bene, vuol dire che viene a mangiare a casa. È meglio per lei. E quando gliela date la prima lezione? Ah, mo, subito, immediatamente, glielo do un copione e la signorina me lo passa. Luisella, Luisella, vedi come felice che ti dà. Sì. Allora, signorina, questo è un dramma che ho scritto io, il titolo è Giorgetta, voi leggete la parte sottolineata. E me lo fate sentire, contenta? E così dopo? A me questa porzione non mi piace, io volevo una porzione più grande. Ma queste non sono porzioni, queste sono parti, signorina, già cominciamo bene con la signorina, vuole già la parte grossa. Signorina, cominciate con questo piccolo pezzo, poi con felice ve ne dà uno più lungo. Se vedo che la ragazza è predisposta, che faccio? Non glielo allungo subito? Io veramente sono molto contento che la ragazza si dà al teatro, prima di tutto perché c'ha la vocazione. Ma suora! E poi perché si toglie dalla testa un giovinotto molto curioso, va bene? Allora, io adesso me ne vado. Oh, ma me ne vado? Abbiamo detto 5, solo 5. Cinque io? Non mi pare 5, me la vengo a prendere. Mi raccomando la puntualità. Luisella se ne fa fare, sì. Papà se ne va, mi raccomando, fai la brava, comportati bene. Sì. Bene, allora, arrivederci. Può seguirla. Mi raccomando, mettetevela sotto, anche la ragazza vuole fare. Tutto farà, basta che comincia e non la finisce più. Garantito? Assicurato. Arrivederci. Sole lungo, pensieri fissi, c'hai, Stavo dando le donazioni. Sì, le donazioni. Piuttosto per l'agenzia, domande se è arrivata la lettera dal teatro di Bisciano. Peppino, domanda pure se si è fatto vivo qualche altro teatro, se c'è stata qualche altra richiesta. Peppino! Quelli che pagano meglio. Meglio, meglio, sì. Peppino! Anticipato. Peppino! Se voi mi vogliono a Senigallia, tu mi disponisci, a Senigallia non ci vuole venire. A Senigallia non c'è! Sia Messina? Messina? Forse sì, forse sì. Ma io non posso andare! E quello qua da sentire! E se tu vuoi! Speriamo che Giacomino possa uscire da là. Signorina, non l'ho vista più! E il palcoscenico, no, un palcoscenico! Ti ho fatto una colazione troppo abbondante per grazie tutta sullo stomaco. Voi piuttosto l'avete letta almeno una volta. E una volta io l'ho letta tutta quando e la so già tutta a memoria. Possibile. E certo, diretto, ma questa quando è che si spoglia? Ma questa? Giorgetta. Ma Giorgetta non si spoglia. Ma non mi piace. Ma non capisco, se non si spoglia non mi piace. E certo, diretto, perché oggi un'attrice che vuole avere successo si deve spogliare per forza. E poi diciamoci, allora non è un pezzo che posso fare per un caffè Chantal. Ma che cosa c'entra il caffè Chantal? Questo è teatro, teatro! E a me non mi piace. Io mi voglio imparare a fare un caffè Chantal e se mi voglio spogliare mi posso pure spogliare. Tanto per male c'è... Signorina, per piacere, vostro padre mi ha detto che io devo insegnare a recitare. Io lo devo fare per forza. Voi per ora imparate a recitare. Voi vi potete andare a spogliare pure al caffè Chantal, insomma avete tutto il tempo di vestire e svestire come volete, chiaro? Guarda, vostra moglie vuol sapere se avete ordinato dal trattore. Dal trattore. Io ho solo due soldi in tasca, anzi per una cosa.
Vai da pizzaiolo qui dal vicolo. Mi è venuto la languidezza di stomaco. Fammi fare una pizzella con tanta pomarola. Anche una cosa, fammi fare un calzone bottito con tanta mozzarella. Anche una cosa, faccio il tritto di latte che lo so, la mozzarella mi faccio. Poi ci aggiungere 100 grammi di crudo, 200 grammi di salame, una pellata di salame, e lo per chiudere con aggiungere 300 grammi di friarielli. Ho capito, fai una cosa. Mangiati tu il cornicione, lo sai che ti voglio bene. Grazie. Oh, apri in bocca, eh? Come un pesce. Allora, signori, stavamo parlando di Giorgetto. Sì. Giorgetto è un personaggio. Che permesso! E io me ne parlai del signor Felici Sciamma. Sono io, signor. Scusate se mi sono permesso, non sapevo che eravate occupati. No, ma non vi preoccupate, la signora. No, signorina, scusate pure voi, se sapevo che c'eravate voi non ci sarei venuto. Ma io non vado, di fretta. Posso anche... Oh, potete attendere, grazie, signori, grazie a sacco. Chi è? Felice Sciamma. Ditemi. Sentite, giovanotto, se siete venuti a parlare con me avanti, parlate con me. Chi siete e che cosa volete? È giusto, è giusto. Allora, Domenico, io mi chiamo Giacomino Aricella. E mio papà Gennaro era un ricco possidente e teneva solo a me. Mi ha mandato tanti anni alla scuola, ma io non sono riuscito mai a ottenere niente. E forse perché... Perché siete un po' che scemo, evidentemente. Ma no, che dice? Il fatto è che io, come vi posso dire, ho una passione forte per il teatro. Come gli posso dire? Come glielo posso spiegare? Io per il teatro ho un chiodo fisso. Bravo, bravo. E sapete, io recitai da tante parti. Sì, ho recitato a Rimini, nel bagno 58. E poi ho recitato pure alla casa di riposo finché c'è vita. E infine anche a Monica di Baviera, alle birrerie. Mi dispiace, giovanotto, queste sono esperienze che non vanno pure. E io per questo sono venuto qui alla grande Accademia d'Arte Drammatica Felice Sciasciambocca, perché mi voglio perfezionare. Bravo, Michella, questa è l'idea giusta. Ecco, io ho pensato, sì signori, perché ogni tanto pure io penso, e ho pensato che mi prendo un mese di lezioni, vi do 5 lire a lezione, e se va bene, bene, se la prendo, se non me la vado. E le 5 lire di oggi, va bene portare? Ecco, ma avrei. Ma l'avrei fatto per vedere? E no, questa me la do alla fine della lezione. Ecco, anche voi avete la vostra ragione. E va bene, facciamo così, dato la signora... Ma signorina, volevo essere qui, non ti volete imparare a fare il teatro, grazie, sapete io con il teatro c'ho un chiodo fisso. Ma se non vi state fermo, io prendo un martello e vi inchiodo al muro. Va bene, dite voi. Allora, certo, invece un copione che ho scritto io, il dramma di dove si Giorgetta. Voi leggete la parte del condottario e la signorina quella di Giorgetta. Vediamo un po' come va questa vocazione. Avanti, Ottavio! Avanti, Ottavio! Ottavio! Ottavio, mi voleva aiutare a farlo venire? Ma Ottavio non deve venire! E perché lo state a chiamare? Poi dice che non andava bene a scuola. Sentite, giovanotto, non me lo fate ripetere più, hai capito meglio a me? Avanti, Ottavio! Non viene! Ma Ottavio non deve venire, Ottavio, siete voi! Ma che state dicendo? Io sono Giacomino Aricella! Madonna del caro, non è più una data a questo! Ottavio, siete voi che siete da vedere in la parte del condottario! E voi, Giorgetta, avanti Ottavio. Ottavio, vedi con queste ricchezze Giorgetta. Alice, dov'è che visitava lei? Al bagno 58? Arrivi, sì. E si vede che avete preso una brutta insolazione. Ma no, che dite che dite? Ripetete meglio. Di nuovo. Ottavio, vedi con queste ricchezze Giorgetta, salute, sarai la padrona. 20 anni di carcere, direi, altro che... Ah, ma mi pisello, è tutto da me. Ah, mamma, Giacomi, è tu la sala. Sì. Ma dove sta scritto questo? Ma l'avevo subito questo. Ma che fate un piede personale, Giacomi, ora che ho scritto io. Signorina, non dovete aggiungere neanche la parola a come avete io. Ma dice, c'ho ciò che ho scritto, chiaro? Ma questo non parla mai. Parla quando è il momento che tocca a lui di parlare, Signorina! Avanti Ottavio! E una cambi battuta, ma cambi battuta! Ottavio!
se non cos'è dell'amor mio, questa villa sarà tua. Non la voglio. Bravo. Ma che cuidata a fare? Che cuidata a fare? Che cuidata a cantata, ballata. Testa a testa di parente. In chiaro, non si clicca. La battuta va detta con forza, ma senza gridare. Va in volta. Dove? Domenico. La partita, dove la dobbiamo portare? Facci vedere. Qua sta la pizzella. Senti, all'amor mio. E qua ci sta pure la lettera. Non la voglio. Rifiutata. E dovete capire che per me questa è pure la prima volta. Però d'ora in poi farà tutto quello che dite voi. Allora, anche voi avete le vostre ragioni. E dai, un po' di esperienza. Uno fa esperienza, poi man mano che... Adesso vai. Dì, che sta venendo? Allora, che voi... Sì, dite, dite, dite che mamma non è che te non ce la faccio, non ce la faccio. Io sapevo perché se dicessi una cosa sei curiosa. Ah, scusa, tu. Sì, zitto, zitto, che dopo andare lo fai, che non ce la faccio, non ce la faccio. Questa è la parola della signorina. È venuta una signora. E ha detto, tengo una lettera. Una lettera. Sì, 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 zitto, zitto, che dopo andare lo fai, non ce la faccio, non ce la faccio. E questa è la parola della signorina, avete detto, non la voglio, ho detto, non la voglio. Sì, che dopo andare lo fai, che non ce la faccio, non ce la faccio. Ma la signora ha pensato che stavano parlando con lei. Ha detto la lettera, io per esempio la porto. E come ho detto tutto fatto? Zitto, 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 che mi è provato a capo. E da dove se n'è andato con questa lettera? Da quella porta. Oh, vado un attimo da quella parte a prendere la lettera e sono. Guarda, guarda, guarda. Lui se la via, pure io, faccio la via, tu vuoi bene. Assai, assai, come... però, e come si fa? A mio papà che vuole tanto stia. E te non devi preoccupare più del papà tuo, perché io ho trovato una scrittura e noi da stasera andremo a cantare e recitare insieme. Sei contenta? Assai, assai, ma poi ci sposiamo. Appena ti andiamo a Napoli ci sposiamo. E dove cantiamo? In un caffè sciatale che apre giusto stasera a Pozzuoli. E che numero facciamo? Quelle che vuoi tu. Oh, c'è come non bello. Oh, ma date un vaso, ma date un vaso, ma date un vaso, ma date un vaso. Popaste, proprio una scusa con Don Felice. Io scendo giù, alla lato della strada per la carrozzetta. Tu raggiungimi presto, presto, perché così ci vediamo direttamente a Pozzuoli. Sei contenta? Certo, sono contenta, farò tutto quello che vuoi tu. Tutto, tutto? Tutto, tutto. E dammela tu, vaso. Oh, sei arrivato Don Felice. Scusate, leggo un attimo questa lettera. Vado pure con l'ombra da te, me ne devo andare. Signorina, mi chiedeva di fare la vostra licenza. Giò di fretta! Giò di fretta! Scusate, signora, ho dato questa lente adesso la fuori. Posticipate niente, Messina, manco da capo, Senigallia,
Mangheca. Niente, niente, niente. E ora di che ci arrangeremo con quella di lui? Ma perché hai trovato 5 lire? Ah, io no. E quale 5? Quella della lezione. Vai qui. Niente, niente, niente. Io voglio,
quali artisti sono presenti sul mercato. Michele, agente teatrale, Mercedes, Mercedes. Qua sono tutti scritturiati. L'abbiamo andato in show. Sono rimasti solo Don Felice Sciosciò Motta. A Sord. E un certo Peppino di Oda. L'Olimpica. Sì, sì, è lui. Oh, mannaggia, le robe sono fermate. Ma io che sa? Sì, è un Oscar e adesso vado agli scrittori a tutte e due. Ma sentite, Peppino, ce la siamo scappati pure questa volta. Scusate, Don Vincenzo. Vecchienzo. Ah, Vecchienzo. Scusate, Don Vincenzo. Ma chi è? Non mi ricordo dove ci sono conosciuti. Dove ci sono visto. Oh, quanta passa. Si sciolse la compagnia di operette. Io ho fatto mille mestieri,
i più umili, i più mortificanti. Che poi, io sapevo cantare solo nel coro. Cantare poi. Io facevo finta di cantare, muovendo solo la bocca. Poi il corno se ne sono fatti più, un poco perché le compagnie dovevano pure risparmiare, e un poco perché si erano pure accorti che io muovevo solo la bocca. Ehi, ma sapete che faccio? Faccio il presentatore di Caffè Chantante a Pozzuoli. Addirittura fai il presentatore nel Caffè Chantante di Pozzuoli? Sì, sì. L'altro giorno Don Carlo, il proprietario del Caffè Chantante, mi ha chiamato e mi ha detto, certo, portami due belle ragazze che sappiano pure cantare. E voilà, eccomi qua, ho pensato subito a voi. Certo, ma tu sei tesoro, un angelo. Oh, se vi volete venire a fare 15 giorni di vacanza, io ne sarò molto ma molto felice. Così ricorderemo i bei tempi di una volta. La vedo la te. Ehi, fai dei campanelli. Cincilla. E là si accorsero che io muovevo solo la bocca. Se vi scritturate adesso, addio miseria, quasi tratti di guadagnare 50 lire a testa a sera. 50 lire? 50 lire. E se poi voi ci sapete fare pure con Don Carlo e poi ci avete sempre saputo fare. Basta. No, dicevo che vi portate a casa pure dei belle caline, vedete? Che ne so, ma meglio che facciamo? E ci stiamo pure a pensare. 10 minuti sono. Beh, allora facciamo in presto che giù ci sta la carrozzella, Carrozzella, no? Che non è capito tutto scassato. Ma dove dobbiamo andare? Ma non vedi che siamo bucciai, che vestita abbiamo addosso? Ho pensato tutto io, ho pensato. Facciamo in presto, ripeto, che stasera la prima serata, Vi aspetto a Pozzuolo, mi raccomando. Vi aspetto giù che ci sta la carrozzella, Io non ho capito tutto scassato. Mezza. Che costumi, che richiama costumi. E tu avresti potuto fare
almeno che non darle da mangiare. Ma state zitte, che non sono cose che ti riguardano. Invece mi riguarda, grandissimo disperato. Disperato a me? Sì. Vedi, la posso sfreggiare. Qui abbiamo appena incominciato. Vada di costumi, eh? Emilia, purgava di costumi. È vero, se avessi saputo è vero che ti servivano le mezze, è vero. In faccia trovi i fatti. Ora, buffone! Ma se l'altro ieri, è vero, ti sei venduto per 2 lire e mezza, è vero, una cassa di biancheria e 2 materassi di lana, è vero. Ma bella figura che mi prepara davanti un amico che per caso si trova presente. Bella figura che mi fate fare davanti un amico che per caso si trova presente. Eh sì, si trova presente un bel morto di fame. Morto di fame a me? Sì. Se le cose stanno in questa maniera, ognuno per la propria strada e tu te ne torni a Milano. Sì, a Milano, ma è più appresso un presente come te. E qua ognuno se ne andrebbe la strada propria. Uè, noi ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Uè, e dove te ne vai? Come mi dice la testa? Ah, sì? Sì, io non devo andare di certo di fronte a te. Ma guarda un po'. Sì, io me ne posso andare benissimo da mio fratello a Napoli. Ma eppure io posso andare benissimo da suo fratello a Napoli a mangiare. E se lo vuoi sapere proprio, momò me ne vado. E se lo vuoi sapere proprio, momò ti lascio. E se lo volete sapere, momò me ne vado prima io. E se proprio lo vuoi sapere, momò ti lascio prima io. Ma vattene, vada a dirci. Ora posso sfregiare. Ci siamo arrivati un momento, non scambiamoci più volte. Allora, tutto quello che non ci chiedi, tutto quello che dico io. Ora mi riesco già a tutta la giunta di Venezia. Ah, oh,
Non sapete un fatto? Sì, l'elettricista, mentre stava a fare i lavori suoi, ha tranciato un cavo e si sono schiattato le palle. Sì, con le due belle palle facevano fuori una bella illuminazione. Ma secondo voi, ma io stasera che faccio? Anche il caffè Chantal senza le palle? Senza le palle voi. E allora speriamo che arrivano subito. E tu ci sei andato in caserma? Sicuro, sono andato in caserma per vedere di corrompere una decina di quarti. Mannaggia, è stato solo un quattro, uno più spezzato dell'altro. Ho detto che questo paese non si merita niente. Non sapete un altro fatto, sì. Il fatino, il fatino indiano che doveva venire, ha mandato una lettera, ha detto che non si sentiva bene, che forse non ci veniva giù, che è una strana malattia, la cerni al disco, che razza malattia. Certo. La cerni al disco, vabbè. Senti, comunque metti sollecitare la libro per farle noi. Mi servo subito. Benissimo. Ecco, per favore, poi ci vai da capo in caserma e fammi arrivare qua tra l'altra parte. Piace, ma qua io non muovo più una mano. Qua dobbiamo chiarire anche il rispetto all'organizzazione del caffè Chantal. E allora perché Cicetto è andato a studiare le artiste femmine? Capisci a me, quello è un affare mio personale. No, quasi devi capire, il percento spetta a me. Sì, vabbè, ma è il momento di parlare queste cose. E vediamo di parlare, perché altrimenti, prima che si alza il simbario, chiudo la serata. E ne parliamo dopo. E ne parliamo. Allora. C'è un problema con gli attori, perché quelli non si vogliono vestire. Come non si vogliono vestire? Eh sì, perché voi state pronti in sartoria e quindi ti fai vestire. Questo tutti pronti, ma poi hanno detto di no, che dobbiamo fare? E che dovete fare? Quelli sono artisti, e come tutti gli artisti sono ritardatari. Puntano, ma che artisti sono questi? Che artisti sono? Gli artisti sono detto, sono degli artisti che vengono internazionali, sono artisti che vengono dappertutto. Fai modè che prendi le misure a me. Non si vuole stare. No, non avevo misura la panza. Se poi artisti cadono fuori, vuol dire che non vi preoccupate che me la canto io una canzone, eh? Voi non potete cantare, ma mi piace sicuramente di cantare. Ti prego, fatemi cantare con la mia, fatemi cantare. Ma fa un po' piacere, ma se te ne torni in sartoria e vedi di andare a festa di artisti. Don Carlo, le ragazze sono appena arrivate, un colpo schiettamente scicco. E come sono, come piacciono a me? Una è milanese e l'altra è napoletana. Giovani? Sono due giovani, ma sono due fiori, due fate. Due ciascioni. Ciascionissime. Buone. Buonissime. Don Carlo, sì. Ho portato pure il bouquet come mi avevate ordinato. E hai fatto bene, perché in queste occasioni il bouquet quanto di meglio si possa desiderare. Ma adesso dove stanno queste cose? Sono entrati dalla porta del retro. Penso che adesso stanno nel camerino che si stanno cambiando. Gigi, allora senti a me, eh. Adesso tu vai dal caffettiere e tenete di fronte per l'apertura del caffè Chantal. Mentre io, sì, vado dal maestro, sì, faccio mettere un po' di musica di vibratori, eh. Andiamo, andiamo. E basta, le misure gliele prenderiate in un altro momento. Le misure in un altro momento. Scusate. Dunque vi stavo dicendo che vado a fare per gli artisti napoletani e se ve li prendo a protezionare loro dopo mi possono chiedere qualunque si possa. Voi siete troppo colpiti, troppo gentili. Grazie Bettina. Fate un offertorio ai signori. Biscotti per gli artisti. Signori, sulla sala, mi Andiate. Fate un po' di provvedimento. Prego. Yeah.
sbagliato. Ah, bravo, bravo. E noi allora stavamo di casamento a Napoli, lui lo fece apposta, perché sapeva che io per il triatro c'aveva una grande soddisfazione. Sì, un giorno, mentre ci sorreggevamo il caffè a tavola, disse: senti Sofia, se stasera non mi porcheggi al triatro, io ti do 100 baci e 100 piastri tra di quante le banane. Sapete cosa le rispondi? Sapete cosa le rispondi? Se tu invece mi dici porcheggi, io non solo ti faccio dare 100 baci e 100 piastri tra di quante le banane, ma te ne torni indietro altri 200 baci, altri 200 piastri. Che schifo, porcheggiatore. Questo per farvi capire come io sono sempre stata incorporata del triatro. Avevo paura che mi coglieva. Quando mio marito stava per salare l'anima, si chiamò mio fratello Carluccio e disse: senti Carluccio, io ora sto salando l'anima. Come il baccalà. Mi raccomando Sofia, la lascio molta giovina. Tu accontenteggiala. Se lei vuole andare a triatlo, tu accontenteggiala. Come uomo. Ed è morto da quanto tempo questo marito? 2 anni solo. No, 2 anni solo, mi rimase molto giovane. Come simpatica. Ma io adesso al triatlo preferisco il caffè Chantant. E perché nel caffè Chantant c'è la comodità, c'è la leggerezza, c'è anche l'allegria, la comodità. No, la comodità, state comode. Nel caffè Chantant si può parlare, si può leggere, si può fumare. Fumate pure. Sicario. Ah, state attenta che di sicario si muore. Però a casa. No, no, al triatlo non mi azzardisco. Bambini, vivi dalla signora. Sì, non mi azzardisco proprio. Prego, prego, se volete favorire. Giusto una supponda allo stomaco. Sì, dite. Voi avete lavorato molto nel circo delle varietà? Ma a Salata Margherita? Non è. Scusate, voi dove avete lavorato? Dopo, noi lavoriamo all'estero. Io sono stata all'estero, sono stata a Londra, a Parigi. A Parigi facevo quella canzone, non so se la conoscete, ma ci senti bella per quello che fa così. Tu mi fai dire la tetta! Ma non chiude la tetta! Ma tu la tetta! Girare la vista è bellissimo! La conoscete? E facciamo un pezzo, insieme per le rimembranze, facciamo le tette, fate le tette a me. Tu mi fai dire la tetta! Certamente.
esattamente come voi. Ah, quindi ci farete i bei numeri. Oh, quanto? 52 spunti. Ma io non dicevo il numero del bancolotto, io dicevo qualche numero che è in città. Quello non lo saprei proprio. Vabbè, comunque quando in uno spettacolo ci sono da tale figure, allora scusa Sofia, non è argomento che ti riguarda. Fatto pure. Dicevo che quando in uno spettacolo stanno un po' tale figure, io onestamente ho fatto venire due canzoni triste da Napoletano. Ma una sì e l'altra non lo so. Comunque, ecco, apro subito parentesi. Quelle sono pietanze mie, quelle me le devo pappare io. Quindi se mai voi, praticamente, vi dovesse venire la voglia di papparle pure voi. Se sono pietanze vostre, è giusto che ci mangiate solo voi. Bravo, ma sì, le guaglioni si fanno pappare. Lascia! Allora, inizia di famiglia. Ma secondo voi io faccio venire le sombre per cantare o per pappare? Per pappare! E allora è finito il Parlamento? È finito. Sono finito queste cose. Dove è finito il Parlamento? Dove dovete andare a vedere il panorama? Ma aspetta, i signori non fanno le prove. Quei sono artisti veri, a questi 5 minuti di provole sono più che abbastimento. Sì, andiamo a vapore. Noi andiamo a visionare il panorama di sua sorella. Sapete che c'è da visitare tanto, è più largo pure dall'eremo. Questi bellissimi giorni, questi bellissimi ore, che fiori, che eleganza! Scusate signori, ma per caso voi siete le liccancini a Menichui? Sì, e allora, ecco, questi sono per voi. Permettetemi di presentarvi, io sono Don Carlo Pacchioni, il proprietario di questo caffè sciandante. E questa sera questa città vedrà per la prima volta all'opera due soubrettoni come voi siete. E tutti i puzzolani vi faranno una grande ovulazione. Sì, ma siamo sei gemelli di una notte. Scusate, ma voi venite da Napoli? Avete dei parenti là? No, siamo solo dei soli. Veramente? Sì, siamo sempre sole. E va bene, vi rappresento mia sorella Sofia, sì, in questo momento in compagnia di due artisti napoletani, sì. Napoletani? Sì, a lei piacciono gli artisti napoletani, mentre a me piacciono le soubrette, ma voi internazionali. Ma che bel sorriso che avete! Voi in bocca non ci avete 32 denti, voi ci avete le ceramiche di Pavetta! Di Baviera! E non mi guardate così, non mi amminchiate, altrimenti mi fate andare in porto di Giugno! Di Giugno! Le pasticcine, caramelle, tricchettone, sparatracche! Venite, che vi faccio vedere pure io il panorama, venite! Con quella bella canzone a due voci, quella bella canzone a due voci, quella bella...
tutto, dove andiamo? Io me voglio spugliare. E che qui, davanti a tutti. Ma che hai capito? C'è un mio duetto che si chiama così. E ma io non lo conosco. Ma io qui c'è lo sbattito. Ah. Vieni con me. Sì, vado via via. Sì, per qui. Allora. Mi raccomando, già come sì. Allora, quando io mi alzo la gonna, devi entrare con Rullo. Quando tu ti alzi la gonna, io posso entrare con Rullo. Sì, di batteria, già di batteria. E quando io canto il ritornello, io mi voglio sfogliare. Tu entra a volte con Rullo. Sì, al ritornello io entro forte. Più forte. No, lui c'è un po' più piano, sennò si scassa lo strumento. Va bene. Un po' di meno, sì. E però mi raccomando, sì. Che Rullo entra ogni volta che finisce la strofa. Il Rullo entra ogni volta, e ogni volta lo faccio entrare il Rullo. Ma io per entrare solo col Rullo. E con che altro vuoi entrare, Giacomo? Luise, io trasessi in un bel trombone. Sì, un bel trombone lo facciamo suonare, molto piano, molto piano, molto piano. Grazie, Giacomo, che bello. Bello, bella assai. Vuoi provare prima? E allora senti, vieni qua, cerchiamo a qualcuno che ci sa dire dove sono i camerini nostri e andiamo a provare un trombone. Le informazioni prese a Napoli erano esatte, sono a Pozzuoli, ho letto fuori su un manifesto, ma in galera rimango se li accia, in galera. Signore, avete visto, sapete dove posso trovare il signor Pacchione? È Don Felice? No, Don Carlo. Don Carlo, non lo so se vi fa trovare, c'è. No, ditele che è un affare urgentissimo. E perché? Chi siete? Io chi sono? Eh sì. Come sarebbe io chi sono? Dunque, io sono... Come devo dire? Io sono... Ho capito. E voi siete il facchino? Il facchino, dite voi, il facchino. Eh sì, io sono il facchino, sì. E come sta? Sì, sentito meglio, no? Sì, mi sono sentito meglio e sono venuto. Ma vedete come bene, sentite per il costume che siete portato quando per picare io. Veramente, non l'ho fatto a te. E qual è il problema? Vedi che mio io di misura. Ma sapete, io sono la sacca. A me non piacesse tanto di cantare. Veramente mi piacesse proprio la scelta se la parola vuole fare con la Sofia. Va, vediamo le misure per me. Dare un braccio, misurare un braccio, tre. Dare un altro braccio, misuriamo un altro braccio, 54. Dare il collo, misuriamo il collo. Misuriamo il collo. Non darlo. Scusate. Misuriamo la vita. Che esce con questo? Non esce, 120. E posso passare io la vita mia misurando la gente. Scusate, a proposito di misurare, avete per caso misurato la coppia, vero? Però... sì, io sì. Ho sentito a Napoli, che sono stati molto bravi, ma stasera sentiranno a me. A voi? Voglio dire, sentiranno i miei applausi. Lui, per caso, è un ragazzo alto, riccio, sì, io. Curioso, ecco. Un po' sì. Lampanato. Sì, alla mano. E lei è una ragazza, che dire, un po' di lei qua, carinissima. Sì, proprio lei. E taglia 40 lunghe. E viene 20 anni, 9 mesi e 4 giorni, ed è la vostra 20. Esattamente. E si chiamano Vero. Sì, si chiamano Vero, sì. Sono bravi assai. E sentite quale persona sarà possibile, vado a vedere di trovare a Don Carlo. Ma così all'improvviso? Sì, mi capita spesso.
sia di uno svenimento all'improvviso. E appoggiatevi allora. Quel mio marito felice sta facendo una rendina. Appoggiate. No, grazie, grazie, anzi, sapete che faccio? Oh, adesso me ne vado nel camerino mio e mi faccio accompagnare da Gigetto. Va bene, grazie, ma il mio marito sta qua. Giovino, Giovino, dove andate? Vado a vedere se ho bisogno di... Dove andate? Per la signora, chissà. Giovino, vi ho detto che quelle sono pietanzine, che me le devo pappare io. Accomodatevi. Scusate, ma voi siete per caso in partita? Giovino, vi ho detto di accomodarvi. Scusate, ma lasciatemelo dire. Siete un poco troppo piccioso, eh? Un poco curioso. E non dovete essere curioso, accomodatevi. Dicevamo, quando voi siete troppo... Giovino, accomodatevi. E anche voi, accomodatevi. Quindi voi allora siete ma chi io siete? Io veramente? Sì, no, ho capito che cos'è che volete dire, sì, che voi vi eravate sentito male, ma ora vi siete sentito bene, siete venuto qua. Ah, e questo vi fa un grande onore, ci avete fatto stare in palmitazione. È vero, io in verità mi sono sentito male, ho avuto una forte indigestione. Ah, di chiodi? Come di chiodi? Ma chi io? Ah, no, i chiodini. A me i chiodini sono proprio indigesti. Ah, sapete una cosa? Sono andato a una margherita. Sì, c'era un vostro collega egiziano. Egiziano, che a un certo momento del suo numero ha preso il proprio pistolone e si era infilato nella lieta. Si era schivato la lieta e si era infilato nella pancia. Si era schivato la pancia e si era infilato. Questo non me lo dovete dire. E voi dove lo infilate? Io me lo infilo nello stesso posto. No! Però li faccio fare il percorso inverso. Ma sentiamo, ma voi, voi fate i giochi col fuoco? È molto pericoloso scherzare col fuoco. Ah, e ci andate sui carboni ardenti? Voi non ci credete, ma io adesso sto sui carboni ardenti. Ah, e il fuoco, il vetro, devo mangiare. Il vetro è il mio preferito. Ah. Pensate, se vedete la bottiglia, beh, meglio che me la portiate davanti, perché io il vetro. Non solo che lo mangio, ma me lo squaglio e me lo bevo. Ah, addirittura. Ma poi faccio un numero eccezionale. E guarda. Mi sbito le orecchie, le mostro al pubblico e poi me le attacco un'altra volta. Ah, e allora questa sera voi farete un grande rumore, voi farete un grande chiasso. Certamente, voi vedrete un grande chiasso, sentirete un grande chiasso e vedrete correre le guardie. Addirittura. Quando mi esibisco io la prima sera succede sempre così, la gente si spaventa. E allora ho detto prego le libri che questa sera vuoi fare veramente grande, che è successo. A proposito, che ne dici dall'allestimento di questo caffè Shantano? Onestamente è tutta opera mia, anche se devo dire la verità, mi hanno scassato le palle. Questo mi dispiace perché intanto ora mi arrivano due palle molto comune. Il comune fornisce le palle. Certo, ne fa tante di palle, devo partire la sera, non vedo più vedo perché non dovrebbe portarmi la... Scusate, Giovino! Io ho detto che sono pietanze che me le devo pappare io, non lasciatelo che voi siete abbastanza scostumato. Accomodatevi! E poi venite che mi dovete far capire. Com'è che lo ventilate e esce dall'altra parte? Non ho capito che... Oh. Ma dovevo sapere che si è fatto adesso mi lascia
me lo vado ad apripatare con le mie mani di fata. Grazie, Biancaneve. Ah, ciao, simpatico. Ma che bravo, ma che bravo! Che bella conquista che avete fatto, eh? E dove l'avete trovata? Gli scavi di Pompei? Sì, a me piace l'antiquariato. Ah, piace la vera. Sì, come lo allegra. Disgraziato, continua a fare quello che stavi facendo, che se no ti prende a cascina la volta, hai capito? Hai calma, sa, se no sono guai per te. E ricordati che quella fu una sfavorevole combinazione. Più guai per me, e ancora più guai di quelli che giochi fai passare, che altri guai devo passare. Una donna maritata che viene a Pozzuoli per fare la sciantosa. Vabbè, e allora? Io facevo la sciantosa, sono tratta a fare quello che facevo prima, la cantante. Cantavo prima e canto pure ora, ma la vergogna è tua. È vostra che dai grandi attori siete finiti a fare il cantante al caffè Chantant. Ecco l'altra cantante. Che ci faccio di quando ti fai di passione di concerto? Ah, ora non ti vergogni più, mi fai scritturare il caffè Chantant. Beh, e come? Prima del ballo sì al caffè Chantant no. Vergogna, vergogna. Io mi vergogno di una cosa sola, di essere tuo marito. Grazie, grazie.
Ah, eccomi. Buonasera, colonnello. Sempre in perfetta divisa. Ah, signore, che bel gatto che siete. Ah, un parrucca, scusate. Avevo capito che era un'altra cosa. E allora, cari signori, questa sera vi faremo vedere dei numeri internazionali. Occhio! Che? La vedi questa marca? Scusate di questa interruzione non voluta, e dicevamo che quindi questa sera vi presenteremo mia sorella Sofia. Musica maestro, lo cambio, lo accompagnate.
poi mi vena l'alma mia, sta troppo, poi vena l'alma mia, questi canti la ricuorano, questi canti la ricuorano, forza! Ognuno si fa il
scusate, Don Carlo, ma noi qua non cantiamo più. Come sarebbe non cantate più, perché? Perché come lo cantavo non lo facciamo. E chi ti ha detto di farlo, te lo cantare? Questi due attori canzonettisti che voi avete scritturato. Oh, Giovino, ma voi che cosa avete a che fare con le signorine? Ma mi pare mai possibile che io possa fare Desdemona. Per fare l'hotel ci serve una donna. Non lo vogliono fare. E come non lo vogliono fare? Non è il nostro numero più importante. Quella è l'unica cosa che sappiamo fare. Quella che sappiamo fare meglio. Ma scusate, ma se noi non c'eravamo, voi che facevate? Ecco, se le signorine non c'erano, voi che cosa facevate? Glielo dico. Okay. Ebbene sì, io vi svelo ogni cosa. Noi non siamo artisti di Caffè Chantal, noi siamo artisti di prosa. Ma che dicete? Tutto fu fatto per non perdere la scrittura. Mi permette di parlare così con la signorina? E io mi posso permettere perché sono il marito di codesta signora. Veramente? Perché anch'io sono la moglie di codest'altro signore. La moglie! Volendo, Nella mi consegnò questo fazzoletto. Perché se al caso fosse piaciuto che io avessi una moglie, io lo consegnassi a colui che hai scelto. Tenetelo! Ma dirlo con altro sarebbe una grave perdita! Yeah.
essere rivolto a quei poveri guaglioni che stanno lì al fronte, in guerra, al freddo, sotto la pioggia, che stanno pensando di tornare a casa, quando e semmai torneranno. Ah, il treno da Bagnolo non è ancora partito. Purtroppo avevamo invitato anche un'altra grande vedette internazionale dalla Francia del Nord, da Montemilone, da Montblanc, volevo dire, e indovinate dove stava? No, nel treno a Bagnolo. E adesso, come lo concludiamo questa serata, questo spettacolo? Ci penso io, come abbiamo cominciato, Pulcinella, così lo concludiamo, con i nostri padroni di casa, Don Carlo e Donna Sofia, un applauso. Signore e signori, ancora una volta ci omaggeranno di una grandissima canzone. Prego, signore e signori, a voi. Oh.
è riuscita a realizzare questo sogno per i viscianesi in attesa del grande sogno. Tutto fa teatro, ma il teatro è teatro. Quindi diamoci da fare, perché per la cultura non c'è mai troppo spreco, quindi tutto. Perché se no vengo a cantare al sindaco e un canto malinconico. Mi metto ogni giorno. Vado in cutere il motivo di poter fare. Poi volevamo ringraziare la compagnia Camomilla a colazione, perché hanno fortemente, sottolineo fortemente, voluto che fossimo noi ad aprire questa rassegna. Fregate a voi, però. Se vi è piaciuto, commentate con loro. Se non vi è piaciuto, straganateli di mattate, così la prossima volta imparano. No, veramente un grazie di cuore, con loro è nata da quest'estate, insomma, è nata una vera e sincera amicizia, è come se ci conoscessimo da una vita, ma in realtà, e ci conosciamo solo da pochi mesi, ma ci vogliamo bene, come veramente fossimo un unico amico. Siamo accomunati dalla grande passione del teatro e questo ci fa sentire fratelli. Ma vi rubiamo ancora altri 5 minuti, tanto dove dovete andare? Sta piovendo, dove andate? Vi presento gli attori, partiamo da Elida Musci. Michele Schiavone, Francesca Florè, Celi Chepele, Francesco Rutondo, Nico Miriglio, Giuseppe Sasso. In realtà avrebbe dovuto chiudere lei, perché è una straordinaria cantante, ma avete sentito, non ha un filo di voce stasera. Stoicamente è venuta, la serata è conclusa. Lo so che tu li pagati per dire. Lella Mastrapasqua. Loro sono i teatranti di Bisceglie. La compagnia dei teatranti. Va bene. Vuoi salire? Ti danno una. Sì, allora io volevo chiedere al nostro pubblico, come hai detto tu, grazie per la mano, per il supporto. Come hai detto tu, vi abbiamo fortemente voluto per la prima serata. Io voglio chiedere al pubblico, avevamo ragione? Sì! Come potevamo degnamente aprire questa grande rassegna? Prima edizione, prima serata, e dovevate esserci voi. Grazie. È un grande onore. Oggi è stato un grande onore, è stato veramente un grande onore. Grazie di cuore. Che poi c'è da aggiungere, c'è il valore aggiunto che loro sono pugliesi e hanno recitato e cantato in dialetto napoletano, portando anche un omaggio alla nostra regione. Certo. Quindi a maggior ragione meritate non solo gli applausi ma tutta la nostra stima, veramente. Grazie. Allora, un altro grande applauso al nostro fantastico service, il signor Michele Napolitano, che grazie per me. È stato difficile, perché penso con te, ma anche se c'era un grande supporto, però io ci tengo sempre a ringraziare il service, gli scenografi, perché fanno tantissimo lavoro dietro le quinte e non si prendono mai gli applausi, perché poi siamo noi quelli che ci presentiamo e raccogliamo. Allora vi do velocemente l'appuntamento per domani sera. Come ben sapete, fuori gara, finalmente il gigolò. Lella, pensa un po' che il gigolò è partito da qui, ma qui non è mai stato fatto. Incredibile. Allora, diciamolo però che Non solo un gigolò è stata la commedia vincitrice del premio Teatro a Corte che c'è stato quest'estate a Corte, e loro hanno vinto questa Siamo stati ospitati in una cornice incantevole, sì. Su un palazzo storico bellissimo. Nei pressi della cattedrale di Trani, conoscete la famosissima e bellissima cattedrale di Trani? Ebbene, loro hanno recitato lì a due passi questo scenario bellissimo e hanno vinto a man bassa, nel senso che hanno stracciato tutti gli altri e hanno veramente vinto alla grande meritatamente. Quindi domani sera non sono un giro, ritorno a casa. A
proposito di ritornare domani sera, vogliamo fare un omaggio alle persone che stasera sono uscite non temendo la pioggia, fregandosene delle intemperie, del vento. Allora, già che è una rassegna libera, senza biglietti, senza nessun costo, senza posti a sedere, quelli che stasera sono venuti e si sono trovati bene dove si sono seduti possono prenotare la loro sedia per domani sera, perché prevediamo, giustamente, a casa nostra è pieno. E quindi chi è venuto stasera ad applaudire i nostri amici che sono venuti dalla Puglia, domani sera di conseguenza si è meritato il posto a sedere. Quindi c'è la nostra giustissima Maria Lintorno che raccoglierà le vostre adesioni se ci siete e vi riservate la sedia per domani sera. Io penso di aver detto tutto, volevo salutare Angelo Iannelli, non so se è ancora con noi. È ancora con noi, Angelo, ci vuoi fare un saluto? Un saluto veloce da Angelo e poi ci lasciamo con una buona nottata. Allora, io ringrazio tutti voi, il teatro è vita, il teatro è la forma più bella che esiste proprio di comunicazione, e poi una città come Visciano che potrebbe essere, e sicuramente lo sarà con l'amministrazione comunale, la regina degli eventi in Campania, e questo è un dato di fatto. Allora, la giuria sicuramente ha votato, come dicevo prima c'è una giuria tecnica ed una giuria popolare, ringrazio tutti i nostri giurati, in primis il presidente di giuria, il maestro Taranto, e tutti i rappresentanti delle varie associazioni che vivono qui sul territorio di Visciano, che sono stati nominati giurati popolari. Grazie a tutti, felice. La giuria deve votare? Ha votato. Vecenzo, fai vedere la pistola, non si sa mai. Non ci riesci, la nostra giuria è irricattabile, niente da fare. Ci prova. Non si sa mai. Va bene, grazie a tutti. Non so, Felice, se vuoi aggiungere qualcosa.